Brevissimo video di spesucce che ha fatto mio marito orora a Lidl. Allora, vi faccio vedere subito lo scontrino 123,51. Questo Lidl. Queste sono le cose che ha comprato. Allora, vi faccio vedere subito. Partiamo dalla birra, ovviamente. Sono 4, 8, 12, 16, 20, 24 lattine di questa birra qui. Che non so come si chiama, non Una so come si vice. dica. Ecco, una Weiss, mio marito dice, da buon intenditore, una Weiss. Poi birra Pils, che sarebbe quella chiara, Sì, giusto? chiaro, te. Ok. Poi, siccome mio marito si è dato proprio alla corsa sfrenata e adesso fa gare su gare su gare e sarà presto vincitore, no, scherzo. Allora, vi faccio vedere le calze che si è comprato e sono calze comprimenti da uomo. Penso che siano per, sì, sono da running ovviamente, ma sono Lunghe, quelle, sì, lunghe. per sostenere il polpaccio. Per sostenere il polpaccio, dice il marito, 41-42, una bella fettazza. Allora ne ha prese due grigie così e una blu con le righe azzurre. E ve lo dico subito, le ha pagate le calze 9,98, quelle grigio-nere, mentre 4,99 quelle blu. Poi vi dico la Pils, questa qui, la birra, 11,97 e sono 2,46 bottiglie da 66, quella grande, sì. E poi c'è la Weiss, quella lì in lattina, che sono 24 pezzi, 14,16 euro. Poi, andando avanti, ha preso questi che sono cerottini per le vesciche, della Sensiplast, eccolo qui. E praticamente sono cerotti per non far venire appunto vesciche o mal di piedi quando sfrega la scarpa dietro al tallone. Poi il marito sempre si è preso questi bellissimi occhiali per la corsa, ecco qui, sono tipo quasi specchiati da tamarro, e poi la sua custodia, un borsellino, ma Sono tre lenti. apri tu. E vedi che il mio assistente mi assiste. Ah, ci sono anche le bellissime lenti di ricambio con... Ah, caspita, altre lenti, ma sono bianche queste, sì. E poi... Ah, il pannettino da, per pulire e la, beh, la cordicella da vecchio, direi di no. Ok, e questi sono costati... occhiali titanio OPA 4,99 euro. Poi, come vedete inquadrato, ha preso che seppia delle seppie in umido alla genovese. Io queste le ho già assaggiate perché ho partecipato all'ultima puntata, se vi ricordate, di quando facevano quelle puntate con la Cristina Chiabotto. Della Ricetta ricetta perfetta. perfetta, infatti c'è scritto qua la ricetta perfetta e ho partecipato praticamente come giuria per decretare il vincitore. E quindi abbiamo assaggiato questa che seppia, la seppia in umido alla genovese e la sbriciolona della signora, non mi ricordo più, Concetta, Anna, com'è che si chiamavano? Giappina. Giuseppina, buona, una roba del genere. E praticamente dalla Puglia, lei era barese, boh, beh, non mi ricordo, comunque quello. E quindi io questo qua so già cosa, di che cosa sa, insomma. La seppia in umido costano 2,99 euro. Poi, andando avanti, allora si è preso la maglia da sportiva da uomo a maniche lunghe rossa, eccola qui, ve la faccio vedere la parte davanti, e questa è così. Della Crivit con i pantaloni lunghi, perché adesso poi arriva inverno, quindi andare a correre col freddo in pantaloncini corti non mi sembra il caso. Una M, sono neri con delle strisce blu, un po' da interista, anche se sei juventino, vabbè. Allora, la maglia è costata 8,99 euro, mentre i pantaloni nero blu 7,99. Poi andando avanti c'è la stessa maglia, sempre la M, uguale maniche lunghe, però grigia con delle strisce nere, così, senza cappuccio ovviamente perché sennò dà fastidio. Maglia sportiva da uomo, sempre della Crivit, sempre la M, e sempre costata. La maglia in grigio 8,99, mentre gli altri pantaloni che sono totalmente neri, che si è preso sempre lunghi, pantalone sportivo da uomo, così, ecco,
della Crivi sempre, sono costati 7,99 come gli altri. Poi, andando avanti, abbiamo preso le pizze, ha preso le pizze. Allora, pizza Napoli della Italiamo, che è la marca che si trova a Lidl. Poi abbiamo ha preso la pizza e quattro formaggi, così. Poi una pizza margherita, poi la pizza diavola, eccola qui, e poi la pizza con mozzarella di bufala campana, che questa è per me, che io adoro la mozzarella di bufala. E queste sono costate, allora la diavola e quattro formaggi, la Napoli e la margherita, 1,99 euro, mentre questa qua di bufala, che ovviamente c'è la mozzarella più buona, è costata 2,79. Poi come ultima spesa il marito, bravissimo, ha comprato il mangiare dei cagnoloni. Noi abbiamo due cani, grossi, scusate il traballamento, vabbè. Allora, ha preso queste, un'altra confezione l'ha già portata giù. Adesso c'è questa, che è della Orlando, sono da 1,250 kg, e questa è arancione col pollame. Poi ce ne sono tre, sempre Orlando con selvaggina, sempre da 1,250 kg. Quella viola Orlando con agnello, mentre quella rossa Orlando con il manzo. E vedo che questi qua piacciono molto ai miei cagnoloni, infatti li vedrete presto quando farò il video dei prodotti finiti a breve, spero, perché adesso sto ribaltando la casa, la sto pulendo da cima a fondo e non ne posso più. Spero di finire al più presto. Al più presto poi vedrete sicuramente un video, comincerò dei video in collaborazione con una mia amica, e allora vi dico, se siete curiose, di rimanere sintonizzate, di seguire i miei video e per vedere di cosa si tratterà di questa nuova collaborazione. Io vi saluto, vi ringrazio, metto via che seppia, sennò si scongela e poi già non è più buona, e vi saluto alla prossima volta, al prossimo video. Ciao!